ragazzi, anche oggi ho i miei ospiti speciali qui con me, Andrea Black Geek. Non ci andremo mai più di qui. Chiara e Neil, applauso per la regia. E visto che ci avete chiesto in tantissimi di fare il video obbligo verità, noi accontenteremo la vostra richiesta e siamo già qui pronti con tutti i bigliettini. Con metà obblighi e metà verità. Che sono anche molto, cioè sono cosine diverse, non le avevamo mai secondo me svelate. È vero, e siete stati anche molto cattivelli e molto curiosi. Sì, ma anche sugli obblighi devo dire che c'è stato un po' di fantasia, ma anche non troppe. Quindi vabbè, vediamo cosa ci capita. Io non so cosa ci sia, mentre io e Neil stavamo parlando di cose da uomini, loro due stavano borbottando. Perché guardavamo. Infatti volevo vedere che si vedeva subito chi ha preparato i biglietti. Li abbiamo selezionati, ma hanno scelto loro. No, infatti sono loro che hanno fatto le domande. Sì, ma no, dico... Sì, immagino cosa avreste selezionato voi. Sì. Lasciamo stare. Andate a vedere comunque sul canale di Chiara, perché anche lì c'è un video molto speciale che in cui non ci siamo io e Neil, ma che hanno girato siamo qui. Come sempre ormai canale di coppia. Forse. Perché sarà molto work in progress, ci stiamo lavorando da un po' di ore ormai. Andate, ve lo linkerò nel box informazioni, sono sicura che ce la farete. Vogliamo cominciare con questi bigliettini? Chi comincia? Io. Pesca. Io faccio l'assistente. Vediamo. Devo leggerlo? Certo, sì. Lo leggerete prima voi. Oh, cos'è? Staresti mai con una persona molto più giovane, vecchia di te? Più giovane o più vecchia di te? Molto è un termine... È generico. Molto generico. Dici un'età massima e un'età minima. Ma lei vuole sapere proprio l'età massima e non la donna? Stai estrapolando delle informazioni che non ti è tenuto sapere. Molto, allora, sì, molto più vecchia. Calmi, fermi. Molto più giovane... Così non si può. No. Ah, beh. Cioè, bisogna dire che no, ovviamente. No, assolutamente. Su, ma io do peso a quello che si dimostra esternamente. Poi internamente è solo un numero. Ok, hai risposto? Oh. Andiamo avanti. Mi sto sciogliendo io, per stare una donna. Dai, fate i cavalieri, iniziato. No, non ci credo. Oddio. Oh, il karma è veramente brutto. Il karma è brutto. Okay. Non lo mettete. Ok. Io sì. Tu sai già cosa, no? Bacio. Bacio Andrea. No, non ci posso credere. No, c'è qualcosa che io prima prendevo qualcuno in giro. Non mi dire che ci dobbiamo baciare. Io penso quello. Adesso tocca farlo a me. Bevi acqua per te. Mentre Nicole è a prendere i bicchieri, questa mattina Chiara ha insegnato a Neil un modo strano per bere all'incontrario. No, gli ho insegnato per farsi passare il singhiozzo. Ma Neil, non è vero il singhiozzo. Il modo per farsi passare il singhiozzo che conosco io, ma ve l'ho già detto in tantissimi video, è bere al contrario. Ma io l'avevo già raccontato. Non era proprio al contrario, era qualcosa... Con la testa in giù. Stai sviluppando la e tecnica. E state capito. Ok. Va bene. Ok. Io ho solo questo bicchiere. Neil, dai. Dai che vado a Non hai bevuto. Ha bevuto. Bravo Nimra, bravo. Chi tocca? Io. Vado io, dai. Oh, io faccio la sentenza, non pesco nulla. Cos'è successo? Quindi mi sposto? Vabbè, un bacino sulla guancia. Mi sposto? Da fratellino. Fratello. Ma due. Da Milano sempre due. Tocca a me? Tocca a te. No, o sì. Sì. E sono l'unica che non ha ancora pescato. No. Bacio Andrea. No, fra. Se ha appena pescato lei, bacio. Bacio. E il. Io. Ho pescato, bacio. Ma. Uno. Franco due. Ma siamo in Olanda, tre, no? Tre. Vieni. Che poi era Trieste, però... Vabbè, tua mamma. Ma le stai prendendo? Non ci sono solo bigliettini così, mi giuro. Non può essere vero. A quel punto... Cosa devo fare? Adesso possiamo cambiare di posto. E siamo a quota 6, ragazzi. George, ah, ma manco io. Qualcuno deve baciare me. No, c'è qualcuno che deve baciare me. Cos'è?
Adesso guardo. Tieni in braccio Gatta Stellina per il prossimo turno. Vabbè. Vai, oh, Gatta Stellina. Sì, figuratevi che sei lì. Ecco la Gatta Stellina. Bella piccolina, che ha proprio voglia. Gatta Stellina, devi farlo per i follower, Gatta Stellina. Tocca a te, tesoro. Cos'hai cercato? Hai mai sparlato di uno dei presenti? Beh, se devo essere proprio sincera, si chiama obbligo verità, quindi sì. Quando ci siamo lasciati, cioè, anche tu l'avrai fatto. Okay. No, nel senso, cioè, mi è venuto in mente, ovviamente, quando ci siamo lasciati, vai dalle amiche e dici, quello perché sì, è lui, e io, e sì. Lui, e tu no. Mai. Andiamo avanti. Adesso te bacia qualcuno. Oh. Bacia Chiara! Ma quanto sono fortunato! No, in realtà tipo sei tu. No, ma questo prendo io, no. No, ma questa va rimessa. Perché? Perché sì. Sì, sì, io concordo. Ho capito. Per forza. Adesso sì, è un papiro incredibile. È la Bibbia, ho pescato. Qual è la cosa più cattiva che hai mai detto a qualcuno? Lo sai che io so essere molto cattivo, se voglio. Io sono consapevole. Ma di cose cattive ne ho dette infinite. La più cattiva o quella che comunque forse ti sei poi pentito? Non si può dire, non è ripetibile. Ok, qualcosa di un po' ripetibile. Vabbè, ho detto a una persona che se il suo più grande sogno dovesse fallire, io sarò lì a guardarla e a ridere di questa cosa. Ok. Devo dire che è parecchio cattivella, è come cosa. Ogni tanto ci vuole. A volte leggo dei messaggi per caso, cioè comunque che mi fa leggere delle conversazioni e cioè io che non c'entro niente perché leggo da esterna mi sento male per però la persona che legge. Però non è cattiveria. Lui è molto categorico. Quando ci vuole. Esatto, sì. Beh. No, è pertinente, però è... Cioè, raga, queste cose le ho scritte a pochissime persone in vita mia, no. Sono le più cattive che ho scritto in circostanze. E le altre le ho fatte leggere a me, ogni caso, esatto. Io ho detto delle cose. Vabbè, quelle capisci che non sono... Vabbè, ma lo so, andiamo avanti. Fai un massaggio alla persona alla tua destra. Vai. Qua, c'è un già massaggio. No, qua niente, ti fate sti versi, qua sulle spalle. Allora, ma dovete andare avanti o... Neil, puoi impegnarti di più, però. Qual è la cosa più imbarazzante che hai postato sui social? Cosa ho postato di quello? Niente. Non lo so. Ti puoi rispondere a questa. Ok, aia! Basta, può bastare, grazie. Però imbarazzante, non credo di aver mai postato niente di imbarazzante, però c'era una foto che ho scattato in piscina tipo 3 anni fa, in cui avevo ritoccato un po' la pancia e tipo si era visto, se ne erano accorti tutti. Ma per fluidifica? No, io non so usare Photoshop, okay. Quindi era con un'app dal cellulare. Okay. E hai preso dentro la curva anche lo sfondo, tipo, sì, che no, c'era la pancia così e c'era lo sfondo... Più o meno, cioè praticamente se ne sono accorti tutti. E quindi ma per tolto c'è ancora. C'è ancora, credo. Tocca a me. Io dovevo... Oh, raga, esce bacia Chiara a me. Non ci posso credere. Non la faccio apposta, esce bacia Chiara. Ma tu lo sai che il mio secondo nome è Chiara. Sì, va bene. Ma devi ripescare. Dopo. Ma devi ripescare. Non vale, fammi ripescare. Per grazia di Dio, perché mi hai messo tremendamente in difficoltà. No. Cosa dice l'ultimo messaggio che hai ricevuto su WhatsApp? Io lo so, perché l'ho appena letto. Non mi fido, controllo. Facci vedere. Facci vedere. C'è scritto solo Ehi. H-E-Y. Ah, parte di chi? Ma questo non fa niente. Qual è la cosa più infantile che continui a fare? Carina questa. Mi era piaciuta subito. Non esistono. Ma infantile... Ma ce ne sono mille. No, cioè, ce l'ho. Non sono per niente pertinente e professionale sul lavoro per quanto riguarda tempistiche, scadenze. Chiara lo è molto di più. Concordo, è vero. Chiara. Neil farà mai il biglietto aereo per il ritorno? Il calma. L'abbiamo messo, ragazzi, perché ci ha fatto troppo ridere. Vuoi cacciare via? No, mi interessa se ce l'hanno chiesto e l'abbiamo riportata. Quando pensa di fare il biglietto? No, qui la risposta è sì o no, io dico sì. Neil farà mai il biglietto aereo per il ritorno? Sì. Non sì. Si sa quando. Non si sa, è giusto, non gli hanno chiesto quando. È vero, però. Solo se lo farà mai. Però posso dire che avessero fatto, cioè se fosse capitato a me cosa avrei risposto? No. Se potessi cancellare una delle tue esperienze del passato, quale sarebbe?
Quanto tempo? Cioè, non posso dire, non posso fare nomi e robe del genere, però sicuramente una relazione che ho avuto la cancellerei proprio dalla faccia della terra. Vabbè, io ti conosco da, cioè ti conosco bene da 3 giorni e saprei già rispondere. Ecco, quindi andiamo avanti. Adesso ripesco bacia Chiara e me ne vado. Okay. A quel punto, perché io non ho fatto niente oggi. No, non è tu. No, ok. Dici qualcosa sull'ultima persona che hai baciato. Il momento che tutti aspettavano. C'è uno scoop qua, ragazzi. Ho appena baciato Neil. È vero! Io non me lo ricordo. Ma 2 secondi fa! Non abbiamo il coro. Bacio vero. Una qualsiasi cosa. Sì, una cosa, anche una caratteristica. Ah, infatti stavo pensando alla caratteristica fisica. Il colore dei capelli. Castani, ok, benissimo. Con un scambio, un indumento a scelta. Ma vedete, e con uno dei presenti. Andrea, non si può fare. Vai, maglietta, maglietta. Guarda, qualcosa mi viene in mente. La calza. O le ciabatte, te le metti in faccia. Cioè, l'argomento te lo devi mettere. In your face. Un indumento vuol dire che sono una maglietta, ti cambi la maglietta. Ciabatte. Ok, cambi le ciabatte e scambiamoci. Ma no, sono uguali. Piuttosto mi prendo quelle di Nicola. Allora, vai. Che sono bellissime. Le ciabatte di Nicola. Capelli, voilà. Cioè, ragazzi, ma stiamo scherzando. Ma quanto è stiloso con queste ciabatte, Andre. Cioè, guarda l'outfit, poi metti una foto del... Sono caldissime. No, è quello che fa mega papiro. Chi è la persona più sexy tra i presenti? Io questa domanda l'avevo già risposto prima. Lo potrò confermare, per me mi ricordo. È il più figo qua, è Andrea. Bravo. Pensavo di dire solo io. Dopo io? Basta che è rimasto questo un secondo. È destino. Però, no, scusate un attimo, a questo ma punto, di chi è il turno? È tuo? Sei tu? A lei io so che 6, 7, 8. Quindi, mia family, questo è tutto per il video di oggi. Spero che vi sia piaciuto. Ringrazio ancora tantissimo i miei ospiti. Bacio grande a tutti, abbraccio forte come al solito. Abbraccione collettivo è diventato, ma va bene. E noi ci vediamo domani sempre 17:30, mi raccomando, puntuali. Ciao! Ciao.